Alberto, lo dico in spagnolo perché voi due l'avete cambiata, ma che lusso è poter fare entrare voi due e cambiarla così? Sì, molto contento per questa vittoria, no? Per i tre punti, per il lavoro di tutta la squadra che oggi è stato incredibile, per tutti i tifosi, grazie mille per questa ricevuta, per questo momento, perché per noi è molto importante questa vittoria oggi qua, no? Senti, assist e gol entrambi dalla stessa posizione, col tuo ambidestro, quindi è sempre difficile capire dove vai. Ci racconti il gol, che è stato bellissimo, e anche quell'abbraccio sotto il quale sei scomparso dopo di tutto il gruppo. Sì, sempre bello fare il gol, aiutare la squadra, anche questo passaggio per Luis Alberto, che ha fatto un gol allucinante, incredibile. Molto contento, come dico, perché questa vittoria per noi è un passo avanti. E penso che dobbiamo mettere la testa che possiamo combattere così con chiunque, e dobbiamo continuare in questa strada perché siamo la strada giusta, giocando così, no? A proposito di questo, anche Tare ha detto una cosa simile, ha parlato di Champions League nel prepartita. Quindi tu hai una grandissima esperienza, ne hai viste di cotte e di crude, ce la potete fare per la Champions? È un campionato difficile con tante pretendenti. Sì, sicuro che si può fare. Il percorso è lungo, ancora appena inizia il campionato, però dobbiamo continuare giocando così, ma questa è la strada giusta per continuare a lavorare. Senti, poi il paragone non lo faccio chiaramente perché Guardiola è un mostro sacro, non lo dico, però in certi tratti di possesso palla, di gioia di tenere il pallone, Sarri ti ricorda un po' Guardiola, questo gusto che avete per il possesso? Sì, lui vuole sempre giocare la palla, no? È un allenatore diverso di solito all'allenatore italiano, possiamo dirlo così, perché lui vuole giocare, vuole apprezzare alto, vuole sempre avere il possesso di palla e muovere più veloce per creare le occasioni, e in questo è molto simile l'idea con Guardiola, no? È vero che Guardiola possibilmente è il meglio del mondo in questo senso, però Sarri c'è una idea molto buona di giocare, e penso che quest'anno la squadra ha capito molto bene questa idea di quello che vuole fare, e dobbiamo credici in noi.